leggo qui che una delle prime collaborazioni con Ispra sarà nella parte a mare. E come mai questa scelta, questo distinguo? Diciamo perché nella parte a mare ci avvaliamo molto di più di quella che è, diciamo, l'esperienza di Ispra, e quindi mettiamo subito i puntini sulle i su quelli che sono la parte a mare dei nostri poligoni, sulle quali, ripeto, la competenza, la capacità di Ispra ci può dare subito dei risultati. Grazie. Poi di grande interesse per Ispra stesso, e diciamo che i luoghi della difesa, no, sono luoghi, diciamo, che in qualche modo ci possono dare un riscontro di, anche dal punto di vista di capire cosa possiamo trovare, quale possiamo considerare come la base dell'esistente, o una base rispetto alla quale confrontare altre situazioni, capirne l'evoluzione. Insomma, io che ogni tanto bazzico vicino a certi posti, devo dire che sono evidentemente anche posti nei quali quel discorso che facevo prima relativamente alla biodiversità, o relativamente ad una natura che si è conservata con tutte le sue sfaccettature, oggettivamente c'è, esiste, ed è di estremo interesse anche per noi collegare questo, oltre al fatto di avere dei processi di conoscitivi significativi anche dal punto di vista dei controlli. Ma avete visto, l'ISPRA, il sistema agenziale nazionale, è molto severo e molto serio nei suoi controlli. Questo non vuol dire assolutamente, anzi, entrare in contatto con, come ho detto prima, come coloro che in qualche modo operano e sono territorio, in qualche modo è estremamente importante per capirsi e costruire reciprocamente conoscenze reciproche che possono migliorare, possono migliorare anche la produzione di energia, no? Possono anche migliorare una lettura diversa della produzione di energia, così come qualsiasi altra attività che sia importante per il nostro paese. Sì, Presidente, la ringrazio, se no lei mi ha dato lo spunto per aggiungere un qualcosa. Se non ricordo male, la prima attività che faremo sarà proprio a Capo Teulada, e a Capo Teulada è diciamo la prosecuzione di quello che stiamo facendo sulla terraferma, nel senso che si sta lì, c'è una penisola che è stata chiamata penisola interdetta perché sapete che il poligono è occupato dagli anni 50, e quindi nel passato in quella penisola, visto che non era frequentata da alcunché, in quel periodo fu deciso di sparare su questa penisola senza procedere ad operazioni di bonifica sistematica. Recentemente abbiamo invece cominciato la bonifica e la caratterizzazione della penisola, per cui i nostri ingegneri con le nostre unità NBC stanno procedendo all'apertura dei corridoi, alla bonifica, ai campionamenti del suolo, che fino adesso non hanno evidenziato superamenti di soglie di contaminazione, per cui la soglia di contaminazione è al di sotto dei livelli stabiliti, e così si può proseguire in mare ed avere una mappatura e una situazione completa per poi passare agli altri poligoni, passare alle altre situazioni. Così. Non c'è modo di fare poligoni militari in zone non di particolare pregio naturalistico? Guardi, io, come ho detto prima, le zone di pregio naturalistico sono nate dove c'erano i poligoni. Ora noi potremmo occupare zone degradate per farle diventare zone di pregio naturalistico. Però non le troviamo più, perché mentre negli anni 50, diciamo, la densità della popolazione era quella degli anni 50 e quindi furono trovate delle zone di addestramento, oggi ritengo che trovare un'area della, diciamo, dimensioni di quella di Capo Teulada, che peraltro è di dimensioni estremamente contenute rispetto ai maggiori poligoni europei, cioè le nostre aree addestrative corrispondono, credo, a un ottavo delle aree addestrative che si trovano in Germania, o dei poligoni che si trovano in Germania, ma oggigiorno trovare un'area come Capo Teulada sul territorio nazionale ritengo che sarebbe assolutamente impossibile. Ma quindi non posso aggiungere, ribalterei la logica, proprio perché in queste zone in qualche modo si è avuto la fortuna di riuscire a conservare, no, una situazione del genere. Adesso la preoccupazione è conservarla,
cioè sostanzialmente dare supporto in modo tale, primo, che quanto è stato in qualche modo garantito rimanga tale, secondo, laddove sarà necessario identificare aree, no? Riutilizzazione di aree, noi con il sistema nazionale siamo disponibili a capire se quelle aree sono riutilizzabili o non sono riutilizzabili, però un po' la battuta che facevo prima, da una parte c'è l'Adriatico, dall'altra parte c'è il Tirreno. Guardate, per noi la misura è sempre la stessa, noi siamo quelli dietro alla caratterizzazione dei Bagnoli, stiamo supportando la struttura in presidenza, condividiamo quel progetto idealmente e scientemente, stiamo caratterizzando per riuscire ad avere un processo di bonifica significativo, e quello è un'operazione civile, voglio mettere in parallelo questo. La stessa cosa, stiamo dando una mano a coloro che nell'ambito delle loro attività di difesa del paese, no, cercano di garantire la stessa cosa. Su Bagnoli io mi sono trovato anche in contraddizione con certe proposte in passato, anche di amici carissimi come Vezio De Lucia e altre cose del genere, pensando che ad esempio il futuro di Bagnoli è un futuro in cui si recuperi sostanzialmente la naturalità di Bagnoli, cioè sostanzialmente la sua spiaggia, non si pensi a cose ardite tipo porti canale o altre cose del genere, ma si abbia il coraggio di riportarla ad una naturalità che poi ha come fruibilità forse la fruibilità turistica. Allora, noi siamo a supporto di tutte queste attività, che siano nel civile o siano in questo caso nel militare. Crediamo molto al duale, quindi creiamo molto al duale in un senso, e anche al duale nel fatto che le forze armate italiane hanno delle competenze, delle capacità, delle tecnologie che oggettivamente sono di grandissimo interesse per coloro che fanno il monitoraggio ambientale e fanno i controlli ambientali. Quindi le due cose. È una politica che ormai da molti anni cerchiamo di portare avanti come paese anche in Europa, questo della dualità, anche in situazioni molto calde, come recentemente il discorso dell'immigrazione, ma non più recentemente per noi. Prego. Buongiorno, Cionci della Protezione Civile. Volevo chiedere al signor generale, al di là di questo caso specifico, già abbiamo visto in passato l'impegno dell'esercito nel soccorrere la popolazione civile in catastrofi ambientali. Quali sono gli impegni per il futuro della Forza Armata a tutela dell'ambiente, e se lei prefigura un impegno dell'esercito sempre più presente nella tutela ambientale, anche considerate le emergenze che si affacciano in modo sempre più frequente? È una domanda molto impegnativa, perché è veramente difficile rispondere a questa domanda, perché noi abbiamo sempre cercato nel nostro essere una dualità. Nel senso che quello che si dice, i vari slogan che il generale Tota pensa, sono degli slogan che poi si rifanno a quello che noi vogliamo essere e cerchiamo di essere. Cioè, come dice il generale Tota, noi ci siamo sempre, nel senso che l'esercito è una risorsa sulla quale il paese deve e può contare sempre. Lei ha visto che ci siamo comunque riciclati, scusatemi il termine, ma siccome siamo in tema ambientale, riciclati ci sta pure bene. Ci siamo riciclati in strade sicure per dare una mano alle forze dell'ordine a garantire la sicurezza dei cittadini. E devo dire la verità, i nostri militari si stanno comportando bene. Laddove c'è un'esigenza sul territorio di intervento nei confronti della popolazione, comunque noi abbiamo un'organizzazione predisposta con le nostre unità del genio, suddivisa per area geografica, in cui ciascun reggimento genio che ha, ma ogni reggimento dell'esercito italiano, esatto. Io parlo del reggimento genio perché è quello che per vocazione e per diciamo compiti è più aderente a queste situazioni, ha mezzi materiali e preparazioni per affrontare queste situazioni. Ogni nostro reggimento genio ha un'area di competenza, per cui alla minima emergenza i nostri nuclei di ricognizione e anche i nuclei di intervento sono pronti ad intervenire, e noi li teniamo con disponibilità di intervento oraria che varia in relazione alle situazioni di crisi che la Protezione Civile
ci preavverte, la nostra sala operativa è in contatto continuo con la sala operativa della Protezione Civile. Noi monitoriamo in ogni istante quella che è la situazione sul territorio nazionale per emergenze idrauliche o altri tipi di emergenze che sono prevedibili, ma anche per quelle non prevedibili siamo pronti ad intervenire. Grazie. E anche in questo senso con la Protezione Civile abbiamo fatto un protocollo d'intesa e stiamo facendo degli accordi tecnici per strutturare l'intervento sul territorio in maniera sempre più sinergica, in modo che le risorse siano sempre più utilizzate in maniera immediata e in maniera, diciamo, voglio dire, da avere il massimo risultato con lo stesso impiego di risorse. Per cui è una cosa che stiamo facendo con varie altre istituzioni dello Stato, proprio per evidenziare quella che è la nostra dualità. E noi ci teniamo alla nostra dualità. Siamo l'esercito italiano, siamo l'esercito degli italiani e l'esercito per gli italiani. E quindi noi vogliamo e ci teniamo ad essere sempre presenti laddove il Paese abbia bisogno del nostro intervento, che sia esso un intervento con le armi o che sia esso un intervento con le macchine movimento terra del genio o che sia un intervento con i nostri droni per effettuare delle verifiche o che sia un intervento con i nostri reparti NBC a sostegno o del nostro laboratorio, il CETLI, per l'effettuazione di analisi. L'esercito c'è, le risorse finanziarie sono sempre più risicate e questo forse ci dà una spinta anche ad andare verso quella sinergia che è sempre più necessaria. Io aggiungo una cosa, mi sembra la sua domanda importante e interessante, proprio dalla mia esperienza, evidentemente il vice capo di partito, ma per l'operatività pratica, diciamo, in termini di emergenze naturali, mi piace, c'è un elenco infinito, appunto, ho portato il genio addirittura sullo Stromboli, quindi voglio dire, oggettivamente, questo discorso, pensiamo ai ponti Beli, pensiamo agli interventi, no, di somma emergenza pre in previsione, come il generale ha sottolineato. Ma lei ha focalizzato un punto che è estremamente importante sulla base della mia esperienza, sulla quale invito anche i colleghi a riflettere, ed è un mio punto, un altro punto strategico, cioè emergenze ambientali. Nelle emergenze ambientali noi siamo tutti strutture operative di protezione civile. ISPRA è struttura operativa di protezione civile esattamente ai sensi della 225, ma esattamente assieme al sistema delle agenzie per la risposta ambientale. Io siedo in comitato operativo esattamente come gli altri. Il punto centrale è questo: nelle crisi ambientali, parliamo di terraferma. Sul mare esiste ad esempio un piano nazionale anti-inquinamento e compagnia varia che risponde a determinate procedure. Sulla terraferma abbiamo i vigili del fuoco come prima forza operativa che interviene immediatamente. Quando questo intervento diventa così ampio, o meglio l'evento è così ampio che non si può contenere, direi che la forza immediatamente che si affianca ai vigili del fuoco è sostanzialmente la parte difesa, no? Attraverso il COI, come abbiamo detto, ed in particolare l'esercito, no? Essendo sulla terraferma. Su questo, quello che dicevo prima, le strutture specifiche, tecniche, no? Qualificate, parlavo prima non solo di laboratori, ma il saper, diciamo, confrontarsi, e questo fa parte un po' anche di questo sviluppo, confrontarsi con una situazione di incipiente possibile o severa situazione di contaminazione e di inquinamento, credo che sia uno degli altri aspetti che in qualche modo per me, quando ero vice capo del Dipartimento Nazionale, era una preoccupazione. In realtà, affiancheggiando e mettendo insieme questi due aspetti, noi forza tecnica che diamo supporto tecnico e scientifico all'intervento, non supporto operativo, perché i miei non è che vanno e riescono a fare l'intervento, ma danno supporto scientifico, tecnico e operativo di come si deve intervenire, penso che sia la sinergia maggiore che il Dipartimento può trovare. Questo l'abbiamo dimostrato a Fukushima, l'abbiamo dimostrato in mille altre situazioni reali, penso all'inquinamento del Po di circa 5-6 anni fa e altre cose del genere. Quindi io credo che il Paese si stia strutturando anche attorno all'esperienza di protezione civile, che è stato un nocciolo importante e stimolante per tutti noi, credo che si stia riorganizzando in forma adeguata anche nel nostro ruolo, diciamo, ambientale, strettamente ambientale. Credo che questo sia estremamente importante. Pensate a una Seveso, quando io penso a una Seveso, no?
A Seveso 3, sì, certamente noi abbiamo il problema delle ispezioni, abbiamo il problema dei piani di emergenza esterni, abbiamo il problema dei piani di emergenza interni, però poi c'è una situazione di intervento. E quella situazione di intervento non si può pensare di fronteggiarla se, e mi auguro non ci sia mai più, ma fronteggiarla semplicemente con i vigili del fuoco. Lo dico molto chiaramente. In realtà ci dovrà essere un dispiegamento e chi non, no? L'esercito che mi affianca in questo tipo di discorso, e noi ci affianchiamo all'esercito per dare all'azione di protezione civile un supporto congiunto. Ecco perché ci sediamo in un comitato operativo per questo. Presidente, posso approfittare per chiederle qual è un rischio eventuale sensibile, il più sensibile che lei pensa ci sia in Italia? Questa è una domanda... su quello su cui non dormivo, perché adesso non dormo lo stesso, non dormo lo stesso, però là non dormivo nel giro di 5 secondi, adesso si dorme un po' più nella guardi, ce n'è uno che si lega a quello che le ho detto prima, che sono i campi Felgrei. Campi Felgrei nessuno li vede, non ci sono, ma ci sono, ma no, no, possiamo costruire. Possiamo dimenticarci che è una caldera la più grossa che abbiamo, assieme a quella di Ischia, fra parentesi, e il bordo della caldera passa proprio sotto Bagnoli, per quello le ho fatto quella battuta di prima, come vede le cose si congiungono, immagini lei a costruire, c'è il divieto assoluto di nuove costruzioni, immagini se può pensare dei centri residenziali o centri turistici o no, deve naturalizzare e far vivere naturalizzare. Perché le dico questo? Perché è quello che non si vede. Il pericolo più grosso che uno deve affrontare in un'azione di protezione civile è fondamentalmente laddove la gente non vuole prendere coscienza di una sua esposizione. Basta guardare le falde del Vesuvio, noi se ci sarà una Subliniana, sappiamo che la Subliniana ha una certa impronta, nel quale ci sono oltre 600.000 abitanti che devono andarsene via, ma lì avviene lì. Nei campi di Felgrei dove avviene? Dov'è che si aprirà il giorno che si sveglia e gli girano le scatole? In un punto lì, là. Lei non ha un condotto vulcanico, eruttivo, magmatico che le porta immediatamente su. Questo per dirglielo in forma... E dal mio punto di vista alcune gliel'ho dette prima. Oggi siamo molto più dotati... diciamo nei controlli dei cicli industriali rispetto al passato, siamo anche noi UPG e quindi siamo anche noi ispettori che verificano la coerenza delle conoscenze con quelli che sono gli elementi del ciclo gestionale, ci sono delle situazioni dirette o indotte, noi quando si considera uno scenario, noi pensiamo, i miei colleghi li sollecito sempre, se c'è un sisma la prima cosa che dobbiamo verificare dal nostro punto di vista è se c'è una pericolosità immediatamente indotta conseguente diciamo all'esplosione o all'interruzione di un ciclo, pensate a Priolo in una situazione sismica, ma pensate, altra cosa che non mi faceva dormire era ad esempio Saluggia e le piene conseguenti, quindi voglio dire, cioè, il paese è complesso, è un paese molto bello, molto complesso. Credo che a fianco alla protezione civile dobbiamo anche noi, quindi lo dico anche, questa potrebbe essere una nostra attività, io non rischio, e si potrebbe dire che la firma di oggi dal punto di vista delle attività dell'esercito è la coscienza di voler dire io non rischio, cioè sostanzialmente mettersi in condizioni per cui ciò che viene fatto in un ambito conosciuto, controllato e quantomeno compatibile con quelli che possono essere gli effetti. Penso che questa sia una delle declinazioni più importanti che noi assieme possiamo portare al Paese.